Bella quelle scale messe lì apposta per farti salire in quel Vero. buco di talpa. Ma io non ho ancora capito cos'è questo posto, una fogna. Ma veramente dobbiamo capirle queste cose. Oddio. È una barca. È una barca. E quelle sono delle persone. Sì, che Sono stanno per farsi due ammazzare, magari. barche. Stanno salendo da Esatto, una ma all'altra questa barca è barca? Ma molto più grande di quella. perché? Non so cosa sta succedendo qui. E Sei infatti. piccolissima. Ma è una No, sono cazzina io se che la tu te la sto stai muovendo. muovendo. È un puntino diventata, Giorgi. Cioè, non so se essere, oh mio Dio, wow, perché è così tutto grande o tipo, oh mio Dio, cosa sta succedendo? Comunque, lì ci sono quelle persone che stanno salendo su questa barca. E Gabbiano, facciamo amicizia io e te, ti prego. Quella era Kiria, Kiria 2.0. Guarda, Guarda, sono persone. puoi buttarti di sotto se vuoi adesso. Sono ospiti, cioè passeggeri, tutti Tristi grassi sembrano. e lenti e passivi, soprattutto passivi. Depressi. È veramente inquietante. Che mi guarda seducentemente Ok, sbattendo gli occhioni. senza ammazzarti. Magari non battere musate. Tanto quanto ci Sì, scommetti che ha fame sta sicuro. donna. Guarda, camminano tutti a tempo. Gente. Li avevano ipnotizzati, magari adesso li mangiano. Tutto stra inquietante. Ed è. Sì, molto. Alla maschera. Sì. E quella lì, se la vedi, è la signora che abbiamo visto all'inizio. Che tu dici che era una serratura. Ah, è Allora, vero. è tutto stile orientale. Cioè. Sì, è vero, qualcuno ha anche i capelli Ma quella stile lì è una geisha. giapponese. Sì, sembra una geisha, effettivamente. Una geisha delle persone. Gente con i capelli accolti tipo geisha o con delle maschere strane. È un. Quindi è una barca. Allora, riflettiamo un po'. Allora, la figura della geisha, ok, è tipo questa donna bellissima che fa da accompagnatrice come dire, al compito di servire Di allietare i banchetti delle sì, persone, infatti qui e c'è da la mangiare. portata di questo ristorante sono i bambini? Ah, dici? Oddio. Allora, Cosa sta nel primo succedendo alla carne capitolo crolla? eravamo da questo tipo con le braccia lunghissime che aveva il compito di prendere questi bambini e impacchettarli. Poi siamo andati Poi siamo dove andati c'era la nella cucina e cucina adesso dove c'erano i siamo macellai. Ma dove viene portato il cibo. E ci sono queste dove si mangia? persone che mangiano Che affamate. mangiano? Ma hanno una fame proprio. Come faccio a passare?
Mamma mia, ho capito, ma chi è che farebbe? Mi ha mangiato! Ma no! Mi ha mangiato! Ma dai! Ma non ha senso, scusa, perché non mangia la bambina con l'impermeabile quando c'è tutta sta roba davanti? Dai! Ma non ha che senso sta cosa? Sì, siamo tipo in un posto stile orientale. Sì, sì, infatti. Ci sono anche le pareti fatte così. Cioè, sto qui ha preferito rinunciare alla sua cena. Sì. Al suo cibo piuttosto che... Preferisce mangiare me. Ma che schifo. Ora ti vengono dietro tutti? No, solo questo è il pazzo completamente. Ha smesso? Mamma mia, che schifo sti qua. Che ansia, è un'ansia terribile. Non lo so, no, è incastrato. Sta ancora? Sì, si incastra, meno male. Devo andare lì ma sopra. Perché vuole mangiarti viva? Piatti di nuovo? No, guarda. Se poi salti sulla testa della tipa. Guardalo, tutti mi vogliono mangiare. No, ti vedono, ti vedono. No, no, non toccarmi. È tipo, non so, sembra tipo una droga. Cioè preferiscono lasciare tutto quello che stanno mangiando pur di avere me, in senso, come cibo, come portata. Non ha alcun senso. Non ha neanche senso. Cioè hanno già tutta roba cotta e cucinata e pensano a te che sei anche vestita, cioè. Non capisco, cioè loro proprio vogliono, sono consapevoli di quello che mangiano. Infatti, sì, perché se vogliono bambini, proprio così allora. Tanto mangiare me... Oh, un omino! No, assolutamente devo abbracciarlo. Hai notato? Sì, attenta però a non farti abbracciare. Ma quella sono io. In alto... Quale? Lì, su quel pezzo di carta. Ah, ti stanno cercando, dici? Non avrebbe molto senso. Devo spostare la sedia. Sono sconcertata. Oh, Namino! Oh mio Dio, in questi momenti tristi ho bisogno proprio di un abbraccio. Namino. Ciao, piccola Kiria, è da tanto che non ci incontriamo. Ciao, Komaki, sono contenta di... No, ti prego, salvami! Là ci sono persone che mi vogliono mangiare e a te ne sono ti degna. Perché faccio schifo? Sono vegetariana, non so di niente. Ma sei cattiva. Vieni con me, se io soffro tu soffri con me. No, invece no, sì, non che voglio soffrire con te. No, vieni. Non voglio soffrire con andiamo, te. Andiamo. No. Forza. Non voglio. Forza. Vai. Vai da quei tipi. Non voglio andare da quei tipi. Ho notato. Sì, infatti, perché te... Non te calcolano, stai attenta. Ti mangiano. Ingoiano. Nomino, muoviti e vai a quel... bravo. Dove stai andando? Perché mi guardi? Ah, mi stai seguendo? Che tesoro che sei. Ah, la mia piccola Kira che mi segue, cara, che piano piano impari. Ah. Grazie, allora vai, corri come un demente e coprimi. Ma sei un piccolo birbantello, per non dire altri termini. Mamma mia, se ti picchio. Sono più alta di te, ti faccio pentire di essere nata. Ma cosa ho fatto nella mia vita? Sì, volevo salire sul tavolo perché a quanto pare devo salire sul tavolo e non capisco perché qualcuno dovrebbe avermi disegnato. Hai notato? Cioè, guarda, sono io. Magari e mi ha preso lì giusto per ricordarti di me. Dove sei andato, demente? Torna qui. No, sono andata via. Porta il tu di dietro spigoloso qui. Ora sta mangiando come... Lo sta rimangiando. Non mi toccare. Non mi toccare. Attenta. Mi hanno toccato. E mi hanno anche mangiato. Se per questo. Se non lo sai, Kiria, ho un gusto impeccabile. Mamma mia. Ti picchio. Vabbè, ho capito che devo andare sul tavolo. Soltanto che non devo farmi prendere come una stupida.
Ma se tipo salissi di qui? Posso salire lo stesso sopra? Sì, posso. Non mi mangiare, se no piango. Non mi toccare! Che rischio, salta, salta. Bottiglia di vino. Sì, però dopo tornano a mangiare perché si... Ah no, è troppo lontana, quasi quasi continuo a mangiare quello che stavo mangiando. Ha anche più senso in realtà, è solo... Grandissimo. Non... Vai, vai, sali, sali piccola Giorgi. Ho visto un altro nomino. Mangia. Magari. Mangia il pane. Ho visto un altro nomino e io lo voglio abbracciare. No, no, non mi abbracciare, ma ti picchio, ti faccio pentire di essere nato, altro che... Ancora? Ti faccio pentire di essere mangiato. Ma come vogliamo chiamarla? Non è che questi qua mi devono vedere, non so, qualcosa del genere. Ah! Posso andare anche da questo lato? Non è che mi vedono. Ma ti mangiano più che vederti. No! Andate via. Non mi lanciate. Ma perché in questo gioco tutti mi vogliono lanciare qualcosa? Che perché un po' di condimento ci stava. Che ha... Sono tantissimi. No, non è di qua che devo andare. No, 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 ancora questi che strisciano. Ma perché sono così disperati? Un casino. Deve essere buona. Di prima qualità. Ah! Ciao. No, mi ha preso. Ma come ha fatto? Però ho finito il gioco anche se mi ha preso. No, ma mi ha sbloccato l'achievement. Ma no. Vabbè, meno male. Ho fatto. Allora, aspetta. È un bug secondo me, sta cosa. No, va bene, lascia stare. Che te le sblocca. Ok, faccio così. Corro. No! Mamma mia! No, no! Entra! No. Ma non riesco ad entrare ancora in quel buco. Kiria. Kiria. Tesoro mio. Kiria. Kiria, ma carina. Sì, carissimo. E quello che per me non hanno la maschera plastica, sì, non sono veramente fatti a schifo così. Quello si è incastrato. Bene. Ma che schifo, mamma mia, ma guarda, ma se vuoi vedere uno che va in giro con mangia una viva, mamma. Io lo dico sempre che se tutti fossimo vegetariani vivremmo meglio. Sto gioco non avrebbe neanche avuto senso se fossimo tutti vegetariani. No, basta, 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 non lo sopporto più. È ancora viva quella cosa. Basta, 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 è tremendo. Dai uno specchio. Ti prenderà. Ti prende. Con quale schifo mi ha... Mi ha preso. Cioè, manco avessi un'influenza che... Ti ha preso per un ratto. Un ratto buonissimo da mangiare. Dove devo andare? Ah, qua. Ok. Ma come entra? Tipo, con le mani... Cioè... Bobo sette te! Come? Ma vai lì, bravo, esci. Sì, vabbè, senza... Ma chi è quella brutta persona, ciao, che sbatte la porta urlando?
Ma quello là chi è? Quel mostro lui che quasi è là modo. Guarda quanto sono carina. Ciao. Ma sei fuggissima dallo specchio con la carta igienica che è più grossa di te. Scusate, devo un attimino fermarmi qui perché devo fare i miei business. Quindi Kira, non guardarmi, non ci arrivo. Non ci arrivo. No, vabbè, non ci arrivo, niente, va bene, ok. L'importante è il pensiero. Cosa devo fare? Ciao. Cosa devo fare? Guarda, lascio le impronte sul tappeto. Olè. Cosa devo fare? Attenta, ma cosa devo fare? Ti pescano. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Six, guardami allo specchio. Aspetta. Giorgi, cosa devo fare? Cosa devo fare? Oh, ciao. Giorgi. Hey. Giorgi. Giorgi. Guarda come si gira. Muori, no, aspetta, non lo fa più. No, guarda, si gira pure. Olè. Olè. Dai, girati di nuovo. Girati. Olè. Alla piroetta. E poi quella carta igienica come si è mossa da sola. È posseduta. Allora, buttiamo questo coso nel gabinetto. No. Non è. Esatto. Tanto è l'unica cosa che non di là. Puoi buttare cose nel gabinetto. Come sono proprio ignorante. Però va bene. Credo che non ci sarei mai arrivata. Però io volevo buttarlo nel gabinetto. Ma ok. Ma cos'è che sta roba che dietro lo specchio c'è una sedia? Tipo un momento triste. Brava, sbatti contro le cose che sei intelligente. Ma io ho visto una statua, sinceramente io vorrei tornare da quella statua. Voglio quella statua. Scendi, senza ammazzarti. E distruggiamola. Olè. E ora posso andarmene tranquilla senza pentirmi di essere viva. Sto gioco è tutto un'ansia. Sentiamoci di essere vivi. C'ho l'ansia. Sento persone respirare. Potrebbero anche smettere di respirare gentilmente. Sento anche un nomino. Mino, ma qui è aperto. Ciao Mino, muori per favore, Mino. Cosa stai facendo, Kiria? Kiria, cosa stai facendo? Cosa sto facendo? No, non te lo dico, mi scappava in un angolo il gabinetto, era troppo alto e non ci arrivavo. Stavo facendo. Perché ti stai tarannicchiando tutta la rife? Shh, non farti sentire. Perché ho paura che mi trovino. E no, poi l'ultima volta che mi hanno trovato mi hanno usato come carta igienica. Non è stata una bella esperienza. Mi sono Oh mio Dio! Oh mio. Aspetta che ti riabbraccio, mi dispiace tantissimo. Deve essere stato terribile. Comunque, aspetta un secondo, ma grazie. Se facessi tipo... Non mi lanciare via, per favore. Non sei neanche svegliato! No! Ma questo meno cosa stava facendo qua tanto, su questo... Ma... Ma hai visto? Guarda! Cosa? Ma... Sì, saltiamo tutti insieme. Sì, ma che fuggio là il mio tesorino. Via, andiamo via da questo brutto posto. Andiamo via, puzzano sti qua. Guarda, ti lascio qui, che è un bellissimo posto. E ecco, là. Ma se no, mi abbasso. Si abbassa anche lui. Per favore, portami via. Che cosa tenera, hai visto? Andiamo via insieme, via. Basta, io e te saremo amici per sempre. Nuova ship, Six e Lumino. Sì, voglio essere amico per sempre.
Sì, ti prego, siamo amici. Posso immaginare. Di questa gentaglia. Fanno schifo, non hanno rispetto per gli omini come me. Ah! Attaccati, attaccati, ti lascio lì! No, no, no! Ah! No! Ma stai zitta! Ma adesso la prossima volta ti butto a te, ma adesso ti butto a te lì. No, non ci sei neanche più. Sei scappata, infame. Ma interested, tested. Non mi toccare! Ma quanto siete veloci? Ma quanti siete? Per l'amor del... sì, e vabbè, poi... certo, sì, perché tanto sono soltanto una bambina gustosa. Guardate che non ho un buon gusto! Oh!